Allora, siamo al 4 settembre. Noi abbiamo fatto i nuovi nuclei, o meglio, gli ultimi nuovi nuclei sono stati fatti il 9 agosto. Quindi le regine sono nate al più tardi il 25 agosto. Quindi sono passati 9 giorni dalla nascita delle regine, sempre se sono nate, sempre se sono andate bene, eccetera, eccetera. Quindi in teoria, se ci sono le regine, adesso dobbiamo trovare anche uova. Quindi vedremo se è andata a buon fine, che lavoro è stato fatto. Intanto vedo che la popolazione inizia a diminuire, il che è giusto perché ci sono molte api vecchie, o meglio c'erano, ormai saranno state buttate fuori. Qui stanno portando polline, è un polline arancione, non ho idea di cosa potrebbe essere, non ne ho idea. Perché poi, se voi notate, c'è anche miele nuovo. Io non capisco perché, perché adesso non ci dovrebbe essere niente in fiore. Potrebbero raccogliere melatta, è ok, ma ci vuole anche un po' di fortuna per raccogliere melatta. E poi, boh, non c'è niente in fiore, c'è il, come si chiama? C'è ovviamente i giardini delle case, ma mi sembra difficile che contino qualcosa, che comunque siamo in campagna, cioè sono lontani. E l'unica cosa che c'è in fiore è il finocchietto selvatico, ma è melifero? Io non ho mai sentito parlare di miele di finocchietto selvatico e poi non ho neanche mai visto delle api sul finocchietto, quindi boh, non penso che sia lui. Oh, qualcuno ce n'ha erba medica, ma perché l'erba medica è in fiore adesso, ma sta dai 5-7 chilometri, cioè, da qui, cioè, non sono proprio due passi. Si arrabbiano, che sia qui la regina nuova. Eccole le uova, una è andata. La regina non la vedo, ma vedo uova. Perché una cosa che sto notando è che si arrabbiano di più se prendo il telaino con una regina. Soprattutto se è nata da poco. Io però la regina mi piacerebbe vederla, perché così so per certo che... Eccola qui! Eccola qui! Uia uia, c'è un uovo! C'è un uovo che gli sta uscendo, lo sta perdendo in viaggio, l'ha perso in viaggio. No, ma sei brutta, hai perso un uovo in viaggio, ma non puoi iniziare così, eh. Voi non lo vedete, ma... È caduto nel miele, c'è un uovo nel miele, lo sposteranno, lo sposteranno. Ok, quindi, il primo è andato bene. Io non so se reggerà la batteria. Per fare tutti, se non riesco vi farò un resoconto finale, faccio vedere fin quando fa e poi magari farò un resoconto finale successivamente. Queste le vedo calmissime e secondo me qui la regina c'è, perché c'è un silenzio, ma un silenzio qui, cavolo, miele ne stanno portando tantissimo. Non posso dire neanche che ci siano, che stiano saccheggiando qualche altro alveare, perché proprio non c'è nessuno dei dintorni, ma proprio nessuno. Guarda quanto polline, questo polline arancione è nuovo, è appena portato. Da dove lo tirano fuori? Perché non è neanche lo stesso colore del polline dell'eucalipto, è diverso. Eccola qua, la reginetta c'è. Uova non ce n'è, ma dovrebbe essere fecondata, perché cammina abbastanza lentamente, non è velocissima. Sì, infatti si affaccia nelle cellette. Sì, questa sta per fare le uova. Possiamo chiudere. Siamo tranquillissimi anche per lei. Si sta sviluppando e sta iniziando a fare quello che deve fare. E ok. Quindi, se non vediamo uova oggi, non fa niente. Ne vedremo sicuramente la prossima volta. Queste non ci stanno più quasi quasi. Ho ancora un po' di tempo, perché tanto adesso diminuiranno di numero per quasi un mesetto, perché vi ricordo che le operaie ci impiegano 24 o 6 giorni
per nascere, quindi in quel lasso di tempo ci saranno sempre più api vecchie, quindi una moria continua e costante fin quando non nasceranno le nuove, e allora il numero di api presenti continuerà, cioè aumenterà di nuovo, cioè aumenterà di nuovamente, stavo per dire. Vedete, queste qua portano miele, io non so che miele possa essere, boh, non ho idea, perché sono qui quasi un mese e non hanno consumato nulla, anzi hanno aumentato, quindi non ne ho idea. Vedete anche questo, questo è un telaino che hanno costruito loro qui, eppure c'è un chilo di miele, boh, ce ne sono anche due di chili. Ma guardate questo fuco quanto è scarso, è mezzo morto, non ha più le ali. Mai visto un fuco in quelle condizioni, non ha proprio le ali, strano. Oh, magari un reduce della varroa, perché comunque ora tutte le famiglie sono trattate, varroa non ce n'è più, e magari quello è nato con 5 varroa addosso, e ovviamente nasce così. Ma adesso guardate qui quanto miele c'è, è pieno, cioè seriamente io non... Mi sembra assurdo che riescano a portare tutto questo miele a settembre. Oh, è appena nato l'asparago, ma non penso che produca così tanto. Cioè, appena fiorito l'asparago, non nato. Cioè, è impressionante. Questo è pieno di miele. Ed è nuovo, tutto questo è nuovo. Anche questo è tutto pieno di miele, ma... Polline rosso, che dovrebbe essere della sulla, ma magari quelle sono rimanenze. Sì, sì, è pieno di polline giallo nuovo. Vedete anche quest'ape che ne ha. Ha polline giallo. E adesso cosa c'è con polline giallo? Io non lo capisco. Proverò a farmi un altro giro in campagna dopo, ma io non lo capisco. Questo è tutto miele. Se c'è una regina non può fare uova. Qui io non so, questo è un punto interrogativo, cavolo. Se c'è una regina non può fare uova. Io non l'ho vista. No, è tutto miele anche qui, ma è incomprensibile questa famiglia. Non capisco da dove lo tirano fuori, non stanno saccheggiando nessuno, ripeto. Forse questo è da riorganizzare, guarda. Da spostarli questi due. Li mette all'esterno, ci sono i ponti, rischio di sfasciare qualcosa, però no, non sono scemi e decidono loro. Io sono abbastanza contrario a spostare i telaini a destra e a sinistra, perché comunque si incastrano, vedete anche qui che c'è la forma per far incastrare il telaino di prima, che qui c'è la forma per far incastrare questa protuberanza, diciamo così, e qui è tutto miele, boh. In quest'arnia, cioè, in questa famiglia ci sono 25 kg di miele e 4 cellette per fare uova, quindi io non posso sapere se la regina c'è o non c'è. È silenziosissima, quindi c'è. È veramente tranquilla e silenziosa, quindi ci dovrebbe essere. E dovrebbe essere andato tutto a buon fine. Ma... così non va bene. Spero di non aver appoggiato in terra il telaino dove c'era la regina. Arrivati a questo punto, visto che è tutto miele, che è tutto pieno di miele, in teoria la regina dovrebbe stare nella parte esterna per il momento. No, io non la vedo e basta, quindi boh, punto interrogativo per questa. Anche se secondo me c'è, sono io che non l'ho vista e basta, gli metto un segnale. Non avete visto una famiglia perché è successa una cosa stranissima che vedrete in un altro video a parte, perché questa merita veramente un video a parte, che boh, che io vi dico solo che l'unica spiegazione che ho è che hanno, è che abbiano rubato un uovo da qualche parte, perché non è possibile. Intanto continuiamo. Al momento questa è orfana, proprio al 100%, sono sicuro.
Quindi è la prima orfana al 100% che troviamo. E anche questa. Questa. No. Questa è brutta, eh. Cioè, proprio non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno. Queste sono veramente a rischio saccheggio, ma veramente. Rischio saccheggio elevatissimo. Guarda, se io non avessi avuto il problema di qui, che non ho visto né regina né uova, starei già livellando, guarda. Che va male. Va molto male questa. Allora, io qui questo glielo tolgo senza ombra di dubbio, perché... No. Qui dovrei togliere anche un altro telaino, guarda. Ma sono troppo poche per scrollare, per fare cose del genere, cioè... Lì sono tutte l'entrata per cercare di difendere. Però sono silenziose. Io penso che qui la regina ci potrebbe essere, guarda. Eccoli qua, uova. Qui c'è un uovo. Uno, proprio uno, quindi... Da 2, 3, ok. Sta iniziando, la regina dovrebbe essere qui. Quindi questa famiglia è assolutamente da salvare. Rinforzando questa famiglia dovrebbe andare avanti. Senza esagerare, perché le api sono poche. Non posso mettere più api di un'altra famiglia. Ammazzano la regina. Quindi, con calma. Potrei aiutarle. Io la regina non l'ho vista, ma c'è. Infatti non la vedo neanche qui, però c'è. E queste sono in enorme difficoltà. E non penso che vadano avanti, eh. Non penso. Qui ci vuole il mio zampino. Peccato per quella. Qui ci dovrò ripassare a breve. Quindi ok, famiglia è andata bene, cioè famiglia un cavolo, regina è andata bene, ma non ci siamo per niente, questo è il rischio. Come prevedevo, si è spenta la videocamera, ho controllato gli ultime tre e sono tutto a posto, tutto in ordine, quindi la regina sta facendo le uova eccetera eccetera, solo in una ne ho trovato proprio solo un uovo, ma se ce n'è uno in questi giorni poi arriveranno anche gli altri, quindi possiamo anche... dire i risultati, diciamo così, facciamo il resoconto. Prima di tutto, se noi scrolliamo i telaini con le regine, non li ammazziamo. Come in tanti mi dicono che puoi staccare la larva, non è successo neanche stavolta. Quindi, boh, magari, ripeto, sono io che non riesco a scrollare forte, quindi sono io che non faccio danni. Magari è quello, ma... Come potete vedere, è andato bene alla fine. Poi, sto registrando da casa perché ero troppo stanco, ho detto qualche idiozia. Il risultato è che siamo riusciti ad ottenere per ora 5 famiglie con regina, tranquille, efficienti e tutto quanto, e altre 3 sono in forze, dove uno c'è questa roba particolare di cui parlerò dopo e anche in un altro video. E 2 sono in una situazione dove una dovrebbe avere la regina, ma non ci sono più api. Perché un uovo c'è, ma api, boh, non arrivano a 1000 secondo me. L'altra invece che è piena di api, ma piena di miele. E per questo io non trovo uova, perché non ha spazio per fare uova. Quindi in questo caso non devo far altro che aspettare che finiscono di costruire i nuovi telaini e magari lì potrei vedere delle uova. Penso sia comunque questione di giorni e penso che la regina ci sia, perché la famiglia era veramente tranquilla, silenziosa e tutto quanto. Perché comunque contiamo che siamo, cioè considerate che siamo in estate, quindi non è proprio perfetto. Non è proprio il periodo ideale per far fare le regine per conto loro, però le hanno fatte. E quindi noi siamo molto contenti, quindi io almeno sono molto contento, perché ora non mi resta che capire cosa è successo in quell'arnia lì, quella che sta facendo di nuovo una peregina,
con una larva nuovo uscito chissà da dove, e non mi resta altro che livellare. Ora non mi resta, come detto prima, non mi resta altro che livellare, poi nel caso spostare i narni più grandi, perché se mi rimangono 5 nuclei mi va bene, non ne vendo, perché l'idea era di venderne, e a posto. Ci vedremo sicuramente, cioè ci sentiremo più là per quell'arnia, per quella famiglia con quella larva lì, perché è veramente allucinante. Aspettate, e il video arriverà.